Con una seduta monotematica del Consiglio Comunale, Napoli celebra la Giornata Internazionale di Solidarietà per il Popolo Palestinese, una ricorrenza istituita nel 1977 dall'ONU per ricordare l'approvazione del piano di spartizione del 47, da cui prese vita lo Stato di Israele, mentre quello di Palestina non fu mai riconosciuto. Oltre Milano e Firenze, le celebrazioni si sono tenute a Napoli per il Sud Italia, con l'obiettivo di affermare il diritto al riconoscimento dello Stato palestinese presso l'Assemblea delle Nazioni Unite. Napoli sostiene lo Stato della Palestina, deve nascere, non c'è più tempo da perdere, quello che può fare una città come Napoli lo farà in termini di diplomazia internazionale, di integrazione tra i popoli. È un viaggio che sto organizzando a febbraio in Palestina, molto importante, coinvolgendo università, categorie produttive, industriali, camere di commercio. Il senso è che l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, attraverso il CIELM, che è l'organizzazione degli enti locali per il Mediterraneo, con Comune, Provincia e Regione, ribadisce a seguito di un documento che il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a fine settembre, il sentimento di amicizia verso il popolo palestinese e la richiesta che le istituzioni locali e nazionali sostengano il riconoscimento dello Stato di Palestina. Alla giornata di solidarietà nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni locali ma anche autorità palestinesi per sostenere il partenariato internazionale come occasione di sviluppo del sistema produttivo in sinergia con le associazioni dell'industria e del commercio. Ringraziamo molto, è molto importante questa giornata per noi, è una giornata internazionale come lei sa che tutto il mondo celebra e commemora questa data a favore del popolo palestinese e i suoi diritti. È importante un ponte tra Palestina, l'Italia e la Campania.